Johann Sebastian Bach è un musicista del periodo barocco. Nasce ad Eisenach, in Germania, il 21 marzo 1685 da una famiglia di musicisti. Sin da piccolo suona violino, clavicembalo e organo. A 18 anni intraprende una carriera da organista che lo porta in diverse città tedesche. Tra il 1703 e il 1716 compone musica sacra e numerosi brani per organo, tra cui la celebre Toccata e Fuga in re minore. Dimostra subito una particolare maestria nell'arte del contrappunto, tecnica compositiva che intreccia armoniosamente più linee melodiche in uno stesso brano. La musica di Bach ha una struttura complessa, di perfezione matematica, che ha il potere di evocare la sfera del divino. Dai suoi contemporanei, Bach è però più apprezzato come esecutore che come compositore. A 32 anni prende servizio come maestro di cappella alla corte del principe Leopoldo di Anhalt-Köthen. Qui si dedica alla musica da camera e scrive i concerti brandeburghesi e l'aria sulla quarta corda. Nel 1723 si stabilisce a Lipsia come direttore musicale della chiesa di San Thomas, carica che mantiene fino alla fine della sua vita. A Lipsia torna a scrivere brani sacri, come la Passione secondo Matteo, e completa il Clavicembalo ben temperato, opera iniziata negli anni trascorsi alla corte del principe Leopoldo. Intorno al 1747 inizia la sua ultima opera, L'arte della fuga, in cui profonde tutto il suo genio contrappuntistico. L'opera resta però incompiuta a causa della cecità che colpisce il musicista due anni dopo. Muore il 28 luglio 1750. In vita Bach rimane in parte incompreso per via della complessa struttura delle sue opere. Dopo la morte, la sua musica non viene eseguita in pubblico per lungo tempo. Solo nel XIX secolo è riscoperta e riconosciuta in tutto il suo valore. Oggi Bach è considerato uno dei più grandi geni della musica di tutti i tempi.